Ecco, proseguiamo la nostra breve meditazione sul fatto del mistero del rifiuto che Gesù vive a Nazareth, proprio la sua città, i suoi paesani, diciamo anche i suoi parenti, diciamo quelli del suo clan, che l'hanno visto per tanto tempo. Quando Gesù si manifesta come figlio di Dio e comincia la sua missione, molti di loro non credono, addirittura lo ostacolano gravemente. Gesù accetta questo mistero e anche va avanti nella missione, non si ferma. E per aiutarli a capire questo mistero, cita un proverbio che viene dalle scritture: nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Diciamo una volta. Nessun profeta è ben accetto nella sua patria. E questa è una parola importante per spiegare la vita di Gesù, il suo dramma, ma anche per capire qualcosa della nostra vita. C'è un mistero grande nel mondo, che quando appare una presenza di Dio, una parola di Dio, un prodigio di Dio, l'umanità si divide in due parti: quelli che accettano, esultano e si salvano, e quelli che ostacolano questa manifestazione di Dio e si rovinano con le loro mani, rifiutando questa grazia di Dio. Ora, questa è una legge che noi dobbiamo, è una legge che dobbiamo tenere presente, per non rimanere un po' scioccati di fronte a certe critiche, a certe incomprensioni che possiamo avere in certi momenti, proprio quando ci sforziamo di seguire il Signore e di essere fedeli alla parte più bella del nostro cuore e della nostra vita, a quell'ideale che lo Spirito Santo ha acceso nei nostri cuori. Preghiamo perché il Signore ci dia questa sapienza di capire questi momenti difficili della nostra vita, viverli in comunione con Gesù nella sua luce e andare avanti. Gesù, dopo l'esperienza del rifiuto di Nazareth, non cessa di predicare, esce dal loro villaggio e va a predicare ad altri e accetta dalle mani di Dio Padre questa sofferenza che per lui è grande e lo è stata sicuramente anche per la Madonna e per Giuseppe. Vedere questo figlio di Dio così umile e così anche incompreso. Ecco, adesso vi benedico perché il Signore vi aiuti di andare avanti, almeno oggi un passo avanti. Il Signore sia con voi. E con il tuo Vi spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, questa sera farò il terzo incontro di preghiera per il mio istituto, per questo capitolo, e faremo anche una invocazione speciale dei santi, un'invocazione speciale dei santi, perché sentivo nel mio cuore che loro veramente ci possono aiutare in modo profondo. Siamo convocati per le 9 e cominceremo alle 9 e un quarto la preghiera, che durerà circa mezz'ora. Buona giornata. Grazie.